Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Prima puntata. Italia del Nord, 1945. L'estate dopo la liberazione. Il Comitato di Liberazione Nazionale si appella alle organizzazioni partigiane e alla popolazione affinché sia osservato l'assoluto divieto, se non dietro espressa autorizzazione dei comitati provinciali, di procedere ad arresti ed esecuzioni di fascisti. Buongiorno. E collaborazionisti. Buondì. Bisognerebbe ammazzarli tutti, i fascisti, altro che autorizzazione. Quelli mica chiedevano l'autorizzazione quando torturavano e accoppavano. Non è d'accordo? Oh, sì, sì, certo. Mi scusi, potrei avere un bicchiere d'acqua, per favore? Acqua? Sì. Qui è un genere che non va per la maggiore. No, è che devo andare giù un cachet. Soffro di forti emicranie. Qui da noi anche quelle si fanno passare col lambrusco. Comunque, se preferisce l'acqua... Sì, è meglio. Ecco qua. Grazie, grazie. Mi scusi, che paese è questo? Non ho visto cartelli. Se li sono fregati i fascisti. Ferro alla patria. Qui è Sant'Alberto. Se va a nord si trova nelle valli di Comacchio e a sud c'è Ravenna. Ah, ecco, è lì che devo andare. Però non ho trovato neanche un mezzo. Una volta c'era una corriera, ma... anche quella se la sono fregata le brigate nere per tagliare la corda. Lei non è di queste parti, vero? No. Si vede. Sono di passaggio. Vengo da Bologna e vado a Roma. Questioni di lavoro, sono ingegnere. Però prima volevo passare da Ravenna, perché lì ho dei parenti. In questi tempi è pericoloso passare da queste parti se non si è conosciuti. E poi... i campi e le strade sono pieni di mine lasciate dai tedeschi. Posso vedere i suoi documenti? Sì, subito. Ma lei è, scusi? Polizia partigiana, brigadiere Leonardi. Ecco. Lei si chiama? Morandi. Morandi Giovanni Fulucciano. Va bene, va bene, va bene. Morandi Giovanni. Dove l'ho già vista, ingegner Morandi? Forse a Milano? Nel 43? È mai stato a Milano? Io vengo da Bologna. Eppure devo averla vista proprio a Milano nel 43. Vengo da Bologna. Bene, allora andiamo. Andiamo? Dove? La porto in paese. C'è l'unica locanda della zona, quella della Cesarina. Tra due ore farà buio. E lei non può andare in giro così. Potrebbero scambiarla per un fascista che scappa. Ogni tanto ne passa qualcuno da qui. Cercano di andare a sud, ma non ci arrivano mai. Con me al sicuro. Dirigo la stazione di polizia di Sant'Alberto, da subito dopo la liberazione. C'è molto da fare, faccio tutto da solo. Anche se in teoria ho due agenti. Ma più che altro... ci vorrebbe un po' più di esperienza. Non è vero? Sì, certo. Adesso, per esempio, devo fare un sopralluogo in un casolare dove c'è stato un delitto. Anzi, sai cosa facciamo, ingegnere? Ci andiamo insieme, se vuole. Ma perché dovrei venire anch'io, scusi? No, non si preoccupi, signor Morandi. Poi l'accompagno in paese. I miei documenti? No. Per adesso li tengo io. Così siamo sicuri di non perderli. Prego, ingegnere, entri. Ecco, il delitto è avvenuto qui. Un brutto delitto. Quattro persone più un cane. Tutta una famiglia uccisa a bastonate. Il vecchio Guerra lo abbiamo trovato qui, vicino a questa porta. Lo hanno colpito da dietro, alla nuca.
Il giovane Delmo, suo figlio, era qui. Ecco, in mezzo alla stanza. Anche lui una bastonata, ma frontale. La vecchia, invece, era seduta accanto a quel grande camino. Per me non si è neanche mossa. La moglie di Delmo era sotto il tavolo, proprio qui, dove c'è questa pozza di sangue. Perché? Perché cosa? Perché mi ha portato qui? Perché sto conducendo un'indagine. Sì, sì, ma io sono un estraneo, non dovrei stare qui. E, insomma, la procedura di polizia... Ah, che... Lei conosce la procedura di polizia? No, 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 credevo... Io credevo... Bene, che... allora ascolti. Questi qua stavano mangiando, come vede. Poca roba, perché Delmo era un mezzo ladro e un mezzo bracconiere. E vivevano di quello che riusciva a portare a casa. Allora, ingegnere, che cosa ne pensa? Io? Lei mi ha portato qui perché pensa che sia stato io. Ma no, non dica sciocchezze. E glielo chiedo perché sono curioso. Allora, cosa mi dice? Dico che è orribile. Tutto qui? Sì. Allora senta come la penso io. I Guerra erano in casa tranquilli che mangiavano, giusto? Sì, sì, penso di sì. Bene. Allora arriva qualcuno che ce l'ha con loro. Prima ammazza il cane che era legato alla catena, là fuori. Poi entra di là, da quella porta, dove è stato trovato il vecchio Guerra. Perché di là? Perché di là c'è una finestra con il vetro rotto. Sì. Però perché devono ammazzare il cane che sta davanti alla casa se poi entrano da dietro? E perché il vecchio cerca di scappare dalla porta dove stanno arrivando gli aggressori? E poi... Posso vedere quel vetro rotto? Ah, certo. Di qua. Eccola. Era aperta quando li abbiamo trovati. No. No, no, non credo. No, non è possibile. Questo vetro era già rotto da un pezzo. E poi... E poi no. Poi non ci sono impronte. No. Chi ha commesso il delitto deve essere entrato dalla porta principale, perché conosceva bene le sue vittime. Commissario De Luca? Sì. Allora è proprio lei. Senta, che cosa vuole da me? Casa. E questa è Francesca, ingegnere. Francesca la tedeschina. Carina. E metti giù le mani, cosa credi? Il taglio dei capelli a zero lo deve alla sua passione per i soldati della Wehrmacht. Vero, Franceschina, che ti piacevano i tedeschi? Col tedesco ci sono andato perché era bello. Io vado con chi mi piace. Con te sta tranquillo che non c'è pericolo. Bel carattere. Vino? No, 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 grazie, meglio che non beva, soffro di emicrania. Si vede, ha l'aria stanca. Dovrebbe fare quello che di sicuro non ha potuto fare ultimamente, una bella dormita. Magari. Sa dove l'ho conosciuta? No. A Genova, quando lei teneva il corso per agenti di polizia. Era un mito allora. E poi però, si deve essere perso con la politica... Perché ho ritrovato il suo nome in una lista di fascisti ricercati dal CLN, segnalato come ufficiale della Legione Muti. Mi sono sganciato da quelli della Muti, non condividevo i loro meriti. Sono tornato alla questura a Bologna, poi c'è stato lo sfondamento degli alleati, la fuga generale, ed eccomi qua. E lei, piuttosto, come si ritrova in questo posto a fare il poliziotto? Vede, a me piace fare il mestiere che faccio e credo anche di essere bravo. Ma mi manca l'esperienza. Facevo il corso per agente quando c'è stato l'armistizio. E così sono andato in montagna coi partigiani. La pratica da poliziotto l'ho fatta da solo, ma non basta. Perché tra poco qui cambierà tutto. Magari ci sarà la rivoluzione, ma la polizia resta sempre la stessa. A Lugo hanno rifatto la questura. E sa chi l'hanno dato in mano? A un fascista. Gli ha retto a me tempo un anno e noi ci rimandano tutti a casa.
che ci sia Togliatti o che ci sia De Gasperi al governo. Coniglio in umido. Ah, vieni un po' qua, tedeschina. Non sarà piuttosto gatto in umido? Se non lo vuoi, lo porto via. E se non mi togli subito la mano dal culo, lo dico a Carnea! E vai, e vai, e portatelo via il tuo culo. Chi è questo Carnera? Carnera, un mito da queste parti. Ammazzato più tedeschi lui che non la quinta armata americana. Sa di che cosa avrei bisogno? Delle raccomandazioni. Oppure dimostrare di saperlo fare, poliziotto. È per questo che mi interessa il caso di guerra. Perché è il primo caso non politico che mi capita. E io voglio risolverlo. Ma ho bisogno dell'aiuto di uno come lei. E allora me la dà una mano? Perché dice che non è un caso politico? Ma perché l'avrei saputo, come in altri casi. E poi guerra non hanno mai avuto a che fare con niente. Né con i fascisti, né con noi. Si fidi? La politica non c'entra. Una rapina finita con dei morti. Ma chissà. Il medico legale cosa dice? Il medico legale? Beh, li avrà visti un medico, no? Ma no, li hanno ammazzati a bastonate, era evidente. Non c'è niente di evidente in questo mestiere. Scusami. Quanto ha fatto di corso a Genova? 3 mesi, solo 3 mesi. Si chiama necroscopia, Leonardi. Necroscopia o perizia medico-legale, come vuole. Li hanno già sepolti? No, lo fanno domani. Meglio. Si cerchi un dottore e faccia esaminare i cadaveri. Cause e ora del decesso, segni particolari, insomma, tutto quello che ne può dire. Questa è la prima cosa da fare. Sì, sì, certo, la prima cosa da fare. Ci vado subito. Lei, invece, è meglio che vada a farsi una bella dormita, perché domani la voglio in forza. Io non posso, invece. Intendiamoci bene, commissario De Luca. Lei, fuori di qui, è morto. Senza documenti, perché quelli falsi che mi ha consegnato li trattengo io, lei non arriva oltre il ponte, neanche se ha un santo in paradiso che la protegge. Il suo santo qui sono io. Lo tenga a mente. Tedeschina! Cosa vuoi? Mi devi dire che il coniglio non ti è piaciuto? Dopo che te lo sei sbaffato? Ascolta bene. Il signore si ferma qui un po' di giorni, è di passaggio e si deve riposare, quindi dagli una buona camera. Mi raccomando, perché è ospite mio ed è una brava persona. Una persona importante. Davvero? Molto importante. È un ingegnere. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della prima puntata: commissario De Luca, Claudio Moneta, brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale, oste Gianmario Arringa, Francesca Tosawi Piovani Zoia, speaker giornale radio Gianni Quillico. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Seconda puntata. Buonmattina, ingegnere. Buongiorno, Francesca. Posso fare colazione? Le chiavi della dispensa le ha la mamma, ora dorme. Ma se vuole posso farle un caffè. Un caffè? Un caffè va benissimo. Ora glielo preparo. Si sveglia presto lei? Cosa è diventato ingegnere a fare?
Se si alza come i contadini. È che io dormo male e faccio brutti sogni. Perché mi guarda così? Così come? Con quegli occhi. Da quant'è che non tocca una donna, ingegnere? Ah, io veramente... Beh, insomma, ti guardavo perché sei carina. Sì, vado a sederti. Sì, ti ho fatto il caffè. Va bene. Ecco. E comunque, prima ero più carina. I capelli me li hanno conciati così perché io faccio quello che mi pare. E a me nessuno mi comanda. Neanche Carnera. Col tedesco ci sono andata perché mi piaceva. Ma io ti credo. Mio Dio. Quanto tempo era che non bevevo del caffè vero? Da noi il caffè c'è sempre stato. Non ci è mancato mai niente, neanche d'inverno, quando il fronte si è fermato sul Po. Svegliato, ingegnere. Buongiorno. Vogliamo andare? C'è un lavoro che ci aspetta. Non c'è una strada meno accidentata per il casolare del guerra? Sì, passa per i campi ed è più lunga. E poi le jeep sono fatte apposta per queste buche. Sì, infatti, le prende tutte. Aveva ragione lei, sa? A proposito di cosa? Dell'esame dei cadaveri. Vede cosa vuol dire l'esperienza? Ieri sono andato a prendere il medico condotto. L'ho portato nel capanno dove ho sistemato i corpi dei guerra. E allora? Bene, sulla base dell'esame medico, 3 sono stati uccisi a colpi di bastone. Ma su Delmo aveva ragione lei, commissario. Qualcosa c'era. E cosa c'era? C'era che non l'hanno ammazzato e basta, il povero Delmo. L'hanno torturato. Torturato? Già, il cuore ha ceduto sotto la tortura. Il dottore ha detto che i segni sono chiarissimi. Segni così li ho visti anch'io su uno dei nostri, quando lo riportarono morto da Bologna, dopo che l'avevano interrogato quelli delle Brigate Nere. Non erano le solite ferite, alle mani, ai piedi e ai testicoli. Erano tagli sui muscoli della pancia. Con un coltello, dice il dottore. Devono avergli fatto un male bestiale. Cosa dice? È importante? Ma può darsi. Visto così, può far pensare a qualcuno di passaggio, magari uno delle Brigate Nere in fuga che voleva soldi. Ah, io non credo. Perché no? Proprio perché è stato torturato. Leonardi, perché si tortura qualcuno? No, se non lo sa lei perché si tortura, commissario De Luca. Io non ho mai torturato nessuno. Comunque, si tortura qualcuno per avere delle informazioni. Secondo me chi ha torturato Delmo è gente del posto. Lo conosceva bene e sapeva quello che voleva sapere. Se è gente di qui, tanto meglio. Così siamo sicuri di prenderli. Io avrò un brillante futuro nella polizia. Mentre lei forse avrà un futuro. Nel primo sopralluogo avete spostato e toccato tutto. Così avete cancellato possibili tracce lasciate dagli assassini. Per esempio, da questa impronta nel sangue si potrebbe dedurre che uno degli assassini portava scarponi militari americani numero 42 circa, come i suoi. Già. Già. Devo averla lasciata io quando abbiamo portato via i cadaveri. Ancora un sacco di cose da imparare. Comunque, nei muri non sembra che ci siano intercapedini, eppure qualcosa da rubare doveva esserci qui dentro. 4 morti per cosa, altrimenti. No, qui in 2 non finiremo mai. Ci vorrebbe una squadra per setacciare tutta la casa e anche il terreno intorno. No, ingegnere. Ci deve mettere un po' d'animo. Si ricordi il nostro patto. Noi stiamo a smontare i pavimenti e magari l'hanno nascosto nel posto più visibile della casa. E che so? Qui, nel camino, nel paiolo della minestra. Vabbè, guardi nel camino. Provi a guardare, su. Ah, ma guarda, un fagotto. Melodia. Almeno questo referto trattiamolo con delicatezza. Vediamo un po' delle monete. Ah, però, una spilla. Una spilla con una pietra enorme e un fermaglio d'oro. Ecco,
Ecco quello che cercavano. Beh, doveva essere un milionario eccentrico, questo Delmo. E da dove salta fuori questa roba? Ma forse faceva borsa nera o ha nascosto qualcuno nei guai, ebrei, antifascisti. Delmo? Sì. Ma per carità, Delmo stava fuori da quelle beghe. E per avere questa roba a borsa nera avrebbe dovuto vendere caviale e ossa. Va bene, comunque, per questa spilla Delmo Guerra è stato torturato e ucciso. Adesso, la prima cosa da fare è sapere da dove viene e come è finita nelle sue mani. Ci sono famiglie importanti, famiglie ricche in questa zona? Una ci sarebbe, quella del conte. Bene, andiamo subito a chiedere se la spilla è sua. Ma no, il conte non c'è, è partito. Dicono che sia scappato in America. Sa, era compromesso coi tedeschi. Aveva paura. Alla villa c'è solo la vecchia domestica. Beh, lo stesso. Anzi, forse è anche meglio. Andiamo, andiamo da lei. No, ma no, è vecchia. La Linina ha più di 70 anni. Leonardi è tutto quello che abbiamo. Sì, allora andiamo a sentire la Linina. Leonardi, venga un po' qui. Sì. Questa cosa le sembra? Delle macchie d'olio e l'impronta di una gomma di motocicletta. Bravo. È sua anche questa? No. Io uso la Jeep. Ma so di chi è. Questa è la Guzzi del Pietrino. È lui che perde sempre olio. Pietrino? Pietrino Zauli. Abita qui vicino e conosce bene i Guerra. Perfetto, un altro da sentire. Dopo la Linina. E prima che cominci a piovere. Ah, siete venuti anche voi per i mobili. Ma tu non sei il figlio del marito? Sì, Linina. Possiamo entrare? Parli forte, ingegnere, perché insomma. Prendete quello che volete, perché tanto io sono vecchia e da quando si sono portati via il signorino. Il conte è partito, Linina. Partito per l'America. La vecchia è un po' svanita. Tu non sei il figlio del Gigetto? Come sta? Bene, bene. Linina, la riconosce questa spilla? Era del conte? Oh, eccola finalmente! Bravo! Dammela che la metto via! No, per adesso dobbiamo tenerla noi. Linina, riesce a ricordarsi quando è scomparsa la spilla? Quando? Quando è sparito anche l'anello? L'anello blu che faceva coppia con la spilla. L'anello. Ecco, e quando è sparito l'anello? Quando è sparito il signorino? Quando è sparito in America. Quel giorno che il conte se n'è andato, che cosa è successo? È venuto qualcuno? E poi era giorno o era sera? Era sera. Ah, sera. E il signorino era in camera sua con Sissi, che mangiava tanto Sissi. Poi sono arrivati quelli e mi hanno detto di stare in cucina. Quando sono uscita, il signorino non c'era più. Non c'era più neanche Sissi. È una mania quella di ammazzare i cani da queste parti. Il conte è partito, è andato in America. Linina, si ricorda chi erano quelli? Ma io sono vecchia, non ho più memoria. Mi ricordo il figlio di quello che sta vicino al calzolaio. Sì. E c'era Baroncini, quello basso. E poi lo sai, c'eri anche tu, Leonardi. Ah, io? Linina, ti sbagli, io. Io non c'ero. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della seconda puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta,
brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale, Francesca, Tosawi Piovani Zoia, Linina, Ketty Fusco. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Terzia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Terza puntata. Lei, ingegnere? Io non penso nulla e la smetta di chiamarmi ingegnere. La vecchia Linina è un po', come dire, un po' svanita, ecco. A me è sembrata lucidissima. Sento un po', De Luca, io non so niente di questa storia. È vero, la Linina ricorda bene, io c'ero quando hanno portato via il conte, ma io non ero il comandante allora, ero solo un agente. Ma poi perché devo giustificarmi con lei? Che cosa vuole da me? Io non voglio niente. È lei che vuole qualcosa da me. È lei che vuole risolvere il caso. Sì, infatti. Il caso Guerra, ma non quello del conte. Sì, però i Guerra sono stati ammazzati per una spilla. E la spilla era del conte. I due casi sono collegati. Merda! È una storia strana. Di storie come questa ce ne sono state tante dopo il 25 aprile. Gente che se lo merita, cose che vanno fatte. Ma poi gliel'ho detto, non mi interessa l'opinione di uno come lei. Bene, allora mi lasci perdere. Ma questo del conte è un fatto diverso. Appunto. Il conte se lo meritava e come, era un gran bastardo. Fece una spiata ai tedeschi su un deposito d'armi in un casolare. E quelli hanno fucilato l'intera famiglia, donne, vecchi, bambini, 7 persone. E poi era un pervertito. Si teneva in casa la SS e sembra che con qualcuno ci andasse anche a letto. Vabbè, il punto non è questo. La cosa strana è che della sua sparizione non si è più saputo niente. Neanche fra di noi se n'è più parlato. Le pare strano? Io ero nella villa quella sera per dare il coprifuoco al conte. Ero uno sospetto e doveva restare in casa. Tornando verso Sant'Alberto ho visto il Pietrino in moto. E con lui c'era anche San Giorgi, che allora era il mio comandante. E poi? E poi la mattina dopo ho saputo che il conte era sparito. Partito per l'America. E adesso che cosa vuole fare? Non lo so. Non potremmo lasciar perdere questa storia. Oh, sì, si potrebbe. Però i Guerra sono stati ammazzati per una spilla. E la spilla... La spilla era del conte, lo so. Dio buono. Ingegnere, ma perché abbiamo scelto un lavoro come questo? Ah, perché? Perché siamo curiosi. Vabbè, in fondo... Due chiacchiere con San Giorgi si possono sempre fare. Mm? Così, amichevolmente. Ma certo, il suo vecchio comandante. Però si ricordi che adesso il capo è lei. È un miracolo vederti. Ciao, comandante. Ti presento l'ingegner Morandi. Oh, ingegnere, molto lieto. Cosa dice della mia fornace, ingegnere? Bella, un bel impianto. Sì, è la più moderna della zona, la mia fornace. È una delle poche che si sono salvate dalla guerra, ma non conta niente quando poi non hai i sacchi da riempire di calcina. Roba buona prima se la sono portata via i tedeschi. Poi, bisogna pur dirlo, quel poco che si era salvato se lo sono preso le truppe polacche.
Volete bene? È il mio Sangiovese. Ah, sì, grazie. Fa un caldo. Io no. Ho paura che il mio mal di testa peggiorerebbe. Ah, questo fa passare il mal di testa. Allora, Leonardo, perché questa improvvisata? Ah, sì, ma volevo chiederti una cosa. Una cosa sul Conte. Boia di un Conte. Ah, sì, un vero maiale, è un fascista. Però volevo chiederti una cosa. Com'è andata quella sera? Cos'è successo? Per fare queste domande vai in giro con gli ingegneri. Cosa c'è, Leonardo? Mi vuoi fregare? San Giorgi, io e te abbiamo fatto i partigiani insieme. Sì, lo so. Ma questo qui? A te ti conosco, Guido, ma questo qui no. Sangio, per l'ingegnere garantisco io, ti puoi fidare. Quello che dici rimane tra noi tre. Dio, Madonna, Leonardo. In che storie vai a navanare? E poi non so niente nemmeno io. Quella sera siamo arrivati con una moto e un'auto, una Topolino, per caricare quel boia di una spia. Ma poi è successo qualcosa. E chi c'era? I soliti. Io, Pietrino con la sua moto e Carnera, naturalmente. Pietrino ha chiuso la vecchia Linina in cucina e io sono andato a chiudere i cani, perché per portare giù il Conte Carnera bastava e avanzava. E invece all'improvviso Carnera scende di sotto e ci dice di andar via, di tornare l'indomani con il camion per portare via i mobili che servono per il comitato. Lo sai com'è, Carnera? Quando comanda bisogna obbedire. Così io e Pietrino ce ne siamo andati via in moto e questo qui è tutto quello che so. Non hai chiesto più niente di quello che era successo? Perché tu hai chiesto qualcosa. Ma no, vabbè. Ecco. E poi sì, ci ho provato, ma Pietrino mi ha consigliato di non far domande, che a occuparsi di certe faccende si finisce con un colpo in testa. Mi scusi? Sì? Mi scusi, cos'è questa storia del camion e dei mobili per il comitato? Perché? Qualcuno si è lamentato, ingegnere? No. Ma ecco, abbiamo fatto come sempre. Chiedilo alla Piera, Leonardo. Lei ha tutte le ricevute in sezione. Certo, figurati. Nessuno dubita di te. L'ingegnere non conosce certe procedure. E cioè? Vede, i beni dei fascisti giustiziati vengono confiscati e divisi tra le famiglie bisognose. Una specie di indennizzo per i danni di guerra. C'è un comitato per questo. E San Giorgi è il presidente. Beh, se è così, allora sappiamo a chi è andata la spilla. Già. No, un momento, quale spilla? Tra la roba sequestrata al Conte non c'era nessuna spilla. Ne sono sicurissimo. E la Piera lo può confermare. Un'altra cosa. La domestica del Conte ha detto che c'era un'altra persona quella sera. Sì, il Baroncini. Senti un po', Sergio. Dov'era il Baroncini? Con noi non c'è. Carnera non l'ha mai voluto nel suo GAP e aveva ragione, perché Baroncini era un brutto tipo. Ma qualcuno potrebbe dire che parlo per invidia, perché lui si è comprato due camion nuovi, mentre io sono qua a riempire carriole. E adesso lasciami lavorare, Leonardo, capito? Ehi, fammi un favore grosso, non farti più vedere. Sì, va bene. Questa storia sta tirando in ballo troppa gente che conta in paese. Per una spilla. Già, per una spilla qualcuno ha ammazzato un'intera famiglia. La spilla non è mai arrivata al comitato perché qualcuno di quelli che adesso contano in paese se l'è messa in tasca. Non crederà di risolvere questo caso togliendo di mezzo tutti gli indiziati. Brigadiere, ha ancora intenzione di continuare l'indagine e portare qualcosa di concreto ai carabinieri? Qualcosa o qualcuno da portare ai carabinieri? Io ce l'ho sempre, ingegnere. Sì, avanti. Volevo sapere se scende per cena, ingegnere. Sì, grazie. Mi sono addormentato come un sasso. Allora l'ho svegliata? Mi spiace. No, hai fatto bene. Stavo facendo un brutto sogno. Si dice che se uno li racconta, poi gli passa la paura. E allora te lo racconto. Ero caduto in una buca profonda. E qualcuno mi buttava addosso palate di calcina,
una polvere bianca e sottile che mi soffocava. Ma io l'ho svegliata in tempo, come nelle fiabe. Sì. Vuole un bacio? Così le tornerà il colore della vita. Se lo sapesse il tuo Carnera. Io faccio quello che voglio e non ho paura neanche di Carnera. Allora le preparo il tavolo. Insomma, alla fine il Vedeschi gli ha detto sì. Ma sì, e cosa volevo dire? Ha fatto bene. Bravo, Franceschina. Diamo un bel brindisi. Ingegnere, prego, si accomodi con noi. Vedeschi, grazie. Però non vorrei disturbare. Ma quale disturbo? Siede con noi, siamo qui a festeggiare il ritorno dal fronte di un concittadino, il Ricci. Sì. Prego, ingegnere. Bene. Va bene. Io sono Agenore Savioli, sindaco. Piacere. Ecco Veniero Vedeschi, presidente dei partigiani di Sant'Alberto. Buonasera. Salve. Signor Ravaglia, il nostro barbiere. Piacere. Italo Ricci, il reduce. Eccolo qua. Elearco Padovani, detto Carnera, comandante dei gatti. Ah, sì. E Leonardi mi ha parlato di lei. Piacere. Il piacere è mio, ingegnere. Lo sa che anch'io stavo per diventare ingegnere? Ah! Volevo specializzarmi nel ramo ferroviario, ma poi c'è stata la guerra e ho dovuto interrompere. Anche lei è ingegnere ferroviario? No, meccanico. Oh, che peccato. Mi sarebbe piaciuto parlare... Come mai da queste parti, ingegnere? Sono di passaggio. Vengo da Bologna e mi devo... Passaggio per dove? Vado a Ravenna e poi a Roma per un lavoro. Perché non ha preso il treno? No, i treni no, sono ancora così. Oh, Learco, scusa! Ce li hai i documenti? Ecco, i faccia documenti, vedere i documenti. Ma Learco, Dio buono, basta! Ti devo i documenti. Ma c'è già Leonardi che comanda la stazione di polizia, no? Su, un bel brindisi per l'ingegnere! No, scusate. Veramente non ho ancora mangiato e non sto benissimo. Su, beva! È il nostro vino! Non si può mica rifiutare! Salute! Ecco. Basta, grazie. Oh, qui a Sant'Alberto dovrebbe fare l'ingegnere, non a Roma. Anche qui dobbiamo ricostruire. Il fronte è stato fermo sul fiume per 2 mesi. 2 mesi di cannonate da una parte e dall'altra, tedeschi, inglesi, polacchi. Ah, ma noi ci stiamo dando da fare. Ha visto la scuola? La stiamo rimettendo su con i nostri soldi della cooperativa. Ah, davvero? Sì, ma questo è solo l'inizio, eh. Tempo un anno e questo paese sarà meglio di prima, perché qui siamo uniti. Io non conosco le sue idee politiche, ingegnere. Non mi sono mai interessato di politica. O se politica significa parlare, basta, sono d'accordo con lei, eh? È vero? Ah, sì. Ma quando fare politica è progettare il futuro, allora è proprio questo il momento giusto, perché cacciati i fascisti e i tedeschi, adesso si tratta di ricostruire. Non è d'accordo, ingegnere? Sì, certo. E allora alla ricostruzione di Sant'Alberto. Al futuro radioso. Bravi. Brindisi e tutto va a posto, eh? Via i fascisti, via i tedeschi, tutto finito, tutti a casa, normalizzazione. Ma la guerra è finita, eh? Ah, è finita. Ma io non me ne sono mica accorto, perché in giro si vedono le stesse facce da culo, da prete che si vedevano prima. Ma le cose cambieranno, Learco, ma ci vuole il sistema giusto. Ce l'ho io il sistema, è qui nella fondina pesa la cintura il sistema. È un pezzo che va davanti col mio di sistema. Guarda, sull'unità di oggi c'è un corsivo di Togliatti che sembra proprio scritto per te. Ma fa vedere. Noi vogliamo uno Stato democratico, forte e ordinato, con un esercito solo, una sola polizia... Sì, che venga qua il compagno Togliatti. Ce l'ho anch'io un bel discorso da fargli al Palmiro. Se proprio vuole la mia pistola, che venga a prendersela. Oh, attento con quel giocattolo, Carnera. No, con te non si può mica ragionare. Oh, dammi un po' qui l'unità che c'era anche sotto un altro articolo. Dunque, senti qui... Arrestato boia fascista. Riconosciuto a Pavia il capitano Rassetto, uno dei torturatori della legione Ettore Muti di Bologna. Quanti altri criminali fascisti si nascondono ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, è con questa che bisogna cercarli. Con questa. Ma lei cosa ne pensa, ingegnere? Non saprei, io non... Io devo andare, scusate. Ingegnere, che cos'è? Non sta bene, è impallidito. No, non è niente, è il caldo, forse anche il vino. Ah, il caldo! Beh, allora sa cosa facciamo? Ragazzi, facciamo un altro bel brindisi. Questa volta brindiamo alla libertà, al progresso e al popolo. Cominci lei, ingegnere! Viva!
alla salute. Non sta male. Tiralo su. Forza. Ingegnere. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della terza puntata: commissario De Luca, Claudio Moneta, brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale, San Giorgi, Gianni Quillico, Francesca, Tosawi Piovani Zoia, Agenore Savioli, Diego Gaffuri, Vincenzo Bedeschi, Antonio Ballerio, Learco Padovani detto Carnera, Lorenzo Scattorin, Marino, Orio Valsangiacomo. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Tersia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Quarta puntata. Oddio, la testa. Se continua a cadere così, ingegnere, finisce che se la spacca la testa. Perché hai bevuto tutto quel vino se poi non lo reggi? Io non volevo bere. Loro continuavano a versare. Oddio, come sono arrivato fino a qui? L'ha portato su Carnera. Stia su. Se no come faccio a toglierle la camicia? Non riesco. Vuole andare a letto vestito? No, io voglio solo sdraiarmi un po'. No, se mi sdraio è peggio. Così. Bravo. La camicia è fatta. Ora i pantaloni. No. Mi aiuta. Carnera non voleva che rimanessi qui con lei. Ma potevo lasciarla in questo modo? Sai che sei bella. Mi trovi bella anche con la pelata che mi hanno fatto quei bastardi. Ah, sei bella lo stesso, anche così. E poi hai un buon odore. Una bella pelle, vieni qui. Bella. Non mi sembri troppo in forma per queste cose. E poi se Carnera lo sa ti ammazzo. Piantala con questo Carnera. Se non voleva che tu stessi qui con me, perché ci sei rimasta? Ma perché io faccio quello che mi pare e con chi mi piace. Brava. A me non mi compra nessuno. Una volta mi ha fatto un regalo. Chi? Il tedesco? No, non il tedesco. Carnera. Ma io l'ho buttato nel fiume. Non voglio legami, io voglio essere libera. Brava Francesca, brava la mia tedeschina. Tu almeno sai chi sei e quello che vuoi. Io invece non lo so più. Non lo so, non so nemmeno se domani sarò ancora vivo. Ma adesso sei vivo e sai che vuoi me. No, vattene Francesca. No. Per favore vattene. Vattene, non vedi che sono sporco, sono stanco, sono senza speranza. Io faccio quello che voglio. Fallo anche tu. Vieni qui. Spogliati. Non ti voglio. Lo sapevo. Togliati tutto. Io ti voglio. Ingegnere, mi spiace per ieri sera. Come si sente oggi? Abbastanza bene. Insomma, così così.
Sto cercando il brigadiere Leonardo. Ah, sta lì in quell'ufficio. Ospitiamo provvisoriamente la gendarmeria qui nel municipio. Ma non voglio farle perdere tempo. Sappia che sono con lei. Lo sono sempre stato. Complimenti, complimenti. Ah, sì. Grazie, signor sindaco. Avanti. Salve, Leonardo. Ah, eccolo qua. Ma bravo, ingegnere. Proprio bravo. La lascio solo e lei va a ubriacarsi davanti a tutto il paese. Si segga, ne ha bisogno. Ha una faccia. Grazie. E poi si porta a letto la tedeschina. Ma lei come fa a saperlo? A me l'ha detto proprio la tedeschina. Il che significa che adesso lo sa tutto il paese. Cosa crede? Che sia venuta con lei solo per i suoi begli occhi? L'ha fatto per far ingelosire Carnera. Oddio, sempre questo Carnera. E poi sembra che in questo paese tutti vogliano usarmi per qualcosa. Rida. Io non so da dove viene lei, ingegnere, ma qui da noi, in Romagna, le corna sono sempre state un buon motivo per prendersi una schioppettata, anche da gente più tranquilla di Carnera. Sa com'è finito il tedesco con cui era andata la tedeschina? No, come? È in fondo a un pozzo. E chi ce l'avrà buttato? Meglio non fare quel nome. Vero, brigadiere? Meglio. E poi lo ha capito anche lei. Il sindaco da una parte, Carnera dall'altra, con Bedeschi che sta in mezzo a mediare. Carnera è un mito. Qui a Sant'Alberto è un eroe, ma coi tempi che corrono, con la necessità di normalizzare, è diventato un mito scomodo. Non vuole farsi da parte. E al sindaco farebbe comodo se uscisse da queste indagini un po'... come dire, indebolito. E a lei? Farebbe comodo anche a lei, no? Carnera è un partigiano e un comunista. E anch'io sono partigiano e comunista. Spero di non dover arrivare a quel punto. No, parliamoci chiaro, brigadiere. Sono stato nella polizia troppo tempo per non sapere come vanno le cose. Lei ha avuto la copertura politica del suo sindaco. E se no le indagini non cominciavano neanche. Il sindaco, io prima l'ho incontrato qua fuori. E mi ha sorpreso con la sua ostentata cordialità. Cosa sa di me? Sa chi sono? Non si allarmi. Crede che lei sia un funzionario del partito mandato dalla Federazione di Bologna per vedere come fanno le cose. Una specie di spia. Un commissario interno. Sono meccanismi che ho già conosciuto. Comunque, se vuole arrivare a capo di questa faccenda, glielo lasci credere. Così noi possiamo continuare a muoverci con la loro copertura politica. Ha qualche nuova idea? Beh, sappiamo per certo che i Guerra sono stati ammazzati per quella spilla sequestrata al conte. Delmo Guerra deve averla avuta da uno di quelli che hanno partecipato all'azione contro il conte, appunto. Quindi Pietrino Zauli, o Baroncini, o Carnera. Sì. No, per favore, non mi interrompa. Allora, la prima domanda è perché? Perché Delmo Guerra ha ricevuto quella spilla? Non so, c'era niente che poteva fare per averla come pagamento di qualcosa? Beh, visto il tipo, immagino di no. Allora, il discorso è un altro. Se non l'ha avuta per fare qualcosa, forse l'ha avuta per non fare qualcosa. Cioè per non raccontare quello che sapeva. Un ricatto! Ma chi? Beh, per esempio, Delmo poteva sapere che qualcuno dei partigiani si era messo in tasca la roba del conte e ne voleva un po' anche lui. E così gli hanno dato la spilla per tenerlo buono e poi l'hanno ammazzato. Sì, può essere. Ma escluderei Carnera, sono pronto a giurare. Oh mio Dio, ma chi è quest'uomo? È un santo. Carnera mai e poi mai si metterebbe in tasca una lira del Comitato di Liberazione Nazionale. Va bene. Se avesse saputo che Baroncini o Pietrino Zauli si erano fregati qualcosa mentre lui era di sopra con il conte, li avrebbe ammazzati subito. Lo ha già fatto. Ecco cosa non doveva spifferare Delmo Guerra. Eh sì, è possibile. E così alcuni particolari quadrerebbero meglio, come i segni dei pneumatici della moto di Pietrino davanti al casolare dei Guerra. Eh sì. Brigadiere, ce n'è abbastanza per fermarlo. Fermarlo. Ma fermarlo proprio. Brigadiere, non si può fare un'indagine senza nemmeno un interrogatorio o una perquisizione. E poi non dimentichiamoci che c'è ancora in giro quell'anello.
e se saltasse fuori proprio a casa di Pietrino, risolverebbe tutti i nostri problemi. Allora andiamo a prendere Pietrino. Mio Dio, ma che succede in quel capanno? Lo zao li sta ammazzando il maiale. Questa è una porcilaia, ingegnere. Non ha mai visto ammazzare un maiale? Non si fa dalle sue parti? Sì, sì, però non sopporto queste urla. Nemmeno questo tremendo fetore. Mi viene la nausea. Ma veda di riprendersi in fretta, ingegnere. Lo zao è un piccoletto molto tosto. Non sarà facile nemmeno fargli delle domande. Ehi là, Leonardi! Cosa c'è? Devo chiederti delle cose, Pietrino. Cose importanti. Non lo vedi, ho da fare. Torna più tardi, Guido. Sei andato da Delmo Guerra il giorno che è morto? Perché? C'era la tua moto nel cortile di Delmo quel giorno. Cosa ci facevi lì? Perché? Pietrino, se non mi rispondi adesso qui, mi risponderai in caserma perché ti arresto. Ah sì? E chi sei diventato? Un carabiniere? E lui, questo qui, chi sarebbe? Un carabiniere anche lui? Lascia perdere, non ti riguarda. Vieni con me con le buone o con le cattive. Leonardi, cosa stai cercando di fare? Di che cosa ti immischi? Lo sai come si dice da noi? Se vedi qualcosa di nero, spara. O è un prete o un carabiniere. E io vedo nero, compagno. Nerissimo. Sta attento. Occhio, Pietrino. Non tirare troppo la corda. Vai, vai. Vai a fare lo sbirro, che io resto a fare un lavoro da uomo. Vuoi sapere dov'ero quel giorno? Ero dall'alea tutto il giorno. Tre me ne sono fatte con l'alea. Tre. Andatevene a fare in culo, tu e il tuo amico. Bene, andiamo via da qui. Non sopporto quegli urli. E questo odore mi dà il voltastomaco. Com'è delicato, ingegnere. Ma è sicuro di essere stato davvero un poliziotto, lei? Non aveva mai sentito gridare nessuno così? Come un maiale scannato? Quando era con i suoi amici camerati? Se ha voglia di prendersela con me, faccia pure. Piuttosto, chi è questa Lea? Chi? Ah, la Lea. È la donna di Pietrino, lavora alla cooperativa. Perché? Perché dobbiamo parlare con lei prima che ci arrivi lui. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della quarta puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale. Francesca, Tosawi Piovani Zoia. Agenore Savioli, Diego Gaffuri. Pietrino Zauli, Nicola Stravalaci. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Quinta puntata. I maiali di Pietrino Zauli l'hanno sconvolta, De Luca? Dalla porcilaia a Sant'Alberto non ha detto una parola. Quelle urla. Lo Zauli ha detto che fa un lavoro da uomo. Ma come fa un uomo a fare quel mestiere? Ah, qui entriamo in un campo che non è il mio. Io faccio il poliziotto. E le ricordo che devo ancora risolvere un caso di delitto plurimo. Già, e finora ha sbattuto la faccia contro un bel muro di reticenze. Questa Lea, la donna dello Zauli, quella che lavora alla cooperativa,
Bisogna interrogarla subito, prima che ci arrivi lui a istruirla. Sì, ma se chiedo alla Lea, Pietrino è stato con te il giorno che hanno massacrato i Guerra? E lei mangia la foglia e mi dice di sì, è ovvio. E allora? E allora le dica che non sapeva che lei e Pietrino si erano lasciati. Come lasciati? Ecco, è proprio quello che risponderà la Lea. Allora aggiunga che proprio quel giorno ha visto Pietrino con un'altra. O lei risponderà che è impossibile perché quel giorno era con lei. Oppure si arrabbierà. E allora vuol dire che Pietrino ha mentito ed è lui il nostro uomo. Giusto, giusto, giusto. Mi sembra una buona idea. Senta, ingegnere, mentre io vado a cercare la Lea, lei va dal barbiere. Lo vede? È dall'altra parte della piazza. Il barbiere? Perché dal barbiere? Perché ne ha proprio bisogno. Barba e capelli. E poi da Marino si sentono sempre delle chiacchiere interessanti, mi creda. Buongiorno, signore. Buongiorno. Oh, signor Vedeschi, buona giornata. Ben trovato, ingegner Morandi. Prego, ingegnere, si accomodi su quella poltrona. Grazie. Appena finisco con il segretario della nostra associazione partigiani, sono subito da lei. Allora, ingegnere, si è ripreso dalla serata? Sì, sì. Mi sembra ancora un po' pallido. Ha fatto bene a venire da Marino, è bravissimo, fa miracoli con forbici e rasoio. Guardi me. Non mi ha fatto ringiovanire con questa sfumatura? Oh, sì, sì, è un bel lavoro. Il tempo passa per tutti. E per la nostra generazione con questa guerra è passato ancora più in fretta. E per esempio, quanti anni mi dà lei, eh? Dica, dica. Non so, 50. 50? Sì. 42. I capelli bianchi sono per l'anno fatto in Germania, che conta per 10. Ma gli anni passati non contano, contano quelli che devono arrivare. Per lei conta di più il passato o il futuro, ingegnere? Dipende, dipende dal futuro. No, adesso le spiego perché bisogna guardare avanti. Nel 44 sono finito in una retata e mi hanno deportato in un campo di concentramento in Germania, come le dicevo. Sì. Mai avuta tanta fame in vita mia. Non c'era niente da mangiare, niente. Quando gli indiani di un battaglione inglese ci hanno liberato, pesavo 45 chili. Sa cosa ci hanno dato da mangiare? No. Ci hanno dato del riso bollito, cotto dentro un vaso da notte. Beh, sa che qualche volta me lo faccio cuocere così da mia moglie in un pitale. Marino? Già, in un pitale. In un pitale. Ma sa cosa vuol dire questo? Che del passato bisogna dimenticare le cose brutte e tenere solo quelle belle. Magari si potesse. Ma si può, ingegnere. Basta guardare al futuro. Prenda per esempio il nostro Marino. Marino, lui qui in bottega era soltanto un garzone. Il principale era un altro, un tipo ambiguo, sempre in giro con quelli delle brigate nere. Un giorno sono arrivati due sconosciuti. Insomma, hai capito, no? Mi hai capito. Sì, E gli hanno sparato al barbiere. Sì, è vero. Proprio mentre stavo chiudendo. Uno mi ha appoggiato la pistola sulla spalla e ha tirato al barbiere. 3-4 colpi. Sono rimasto sordo per 3 giorni. Esatto, il nostro Marino è rimasto per 3 giorni sordo da un orecchio. Fammi la sfumatura un po'. Ecco, un po'. Bravo, bravo, qui. Bravo, dietro gli orecchi. Ecco. E gli hanno tremato le gambe per una settimana. Poi però è finito tutto. Adesso ha ordinato le poltrone nuove per il negozio di porcellana bianca con le imbottiture di pelle rossa. Marino? Bravo. Cosa dice, ingegnere? Non è meglio questo che i fattacci brutti di un momento da dimenticare? Sì, sì, ma perché mi racconta queste cose? Perché il futuro vuol dire ricostruzione. C'è un grosso progetto per Sant'Alberto, sa? Per il nostro paese. Ci sono imprese nate dal niente che promettono di svilupparsi bene. Prenda Baroncini, per esempio. Baroncini? Sì, Baroncini. Si è comprato 2 camion dagli inglesi e ha messo su una ditta di trasporti che darà lavoro a mezzo paese. Ma doveva essere molto ricco. Ma che ricco! Un tipo ingegnoso che ha trovato i soldi. Ecco, ecco, ingegnere, il Baroncini, povero, è il passato. E quello con un'azienda che darà lavoro e ricchezza a tanta gente è il futuro. E Baroncini che trova i primi soldi da investire è ancora il passato da dimenticare. Bravo, ingegnere. Dimenticare. Dimenticare. Vede che si può guardare avanti? Ingegnere?
Mi spiace, ma la barba se la fa un'altra volta. Prima devo farle conoscere una persona, una signora. Lea, di un po' all'ingegnere quello che hai detto a me. Non è vero che Pietrino se ne fatte tre con me? Quel giorno, dopo la prima, si è addormentato! Dai, Lea, Dio buono! Di le cose seriamente. Quel giorno che dite voi, Pietrino era con me. È impossibile che sia stato visto con un'altra. È buon per lui che sia così, che altrimenti gli cavavo anche l'occhio sano. Quanto tempo è rimasto con lei? Parecchio, parecchio. Siamo andati fino al fiume, in un posto che sa lui, sa? Un capanno di caccia. Ci avremmo messo mezz'ora ad arrivare, sì. Con la moto bastano 10 minuti. Sì, infatti. Ma non era in moto! Quel giorno l'aveva prestato qualcuno. Mi ha portato in bicicletta sulla canna. E non sembra, ma io peso. Ecco, lì al fiume, quanto tempo siete stati? Siamo rimasti lì tutto il pomeriggio. Poi Pietrino si è addormentato e quando si è svegliato siamo andati a villa a mangiare. Al ritorno era così ubriaco che siamo anche finiti in un fosso. Ma è tutta colpa di mio fratello. Suo fratello? E che c'entra suo fratello? Ma sì, Gianni! Non vuole che venga Pietrino per via di quella storia del mercato nero. Quale mercato nero? Pietrino Zauli fa il mercato nero. No, lui no. Ma una sera mio fratello gli ha prestato il camioncino e glielo ha riportato solo il giorno dopo. Sì, ma il furgone a chi serviva? A Carnera. Poi Pietrino l'ha riportato tutto sporco di sangue. Ma non è che mio fratello si è arrabbiato per questo. Capita anche a lui quando trasporta delle bestie macellate. Va bene, Lea, grazie, va bene. Ci vediamo, eh? Leonardi, non dire a Pietrino che abbiamo parlato. Non no, dico... no, stai tranquilla. Questo fa saltare tutto. Come? L'alibi di Pietrino regge, ingegnere. Non è stato lui ad ammazzare i Guerra. Sì, certo, ovvio. Io pensavo a un'altra cosa. Un furgoncino. Sì, il furgoncino non è servito a trasportare una bestia, giusto? Scommetto che è stato usato la sera del 7 maggio. Sì, la sera del conte. È una faccenda chiarita, no? Sì, però c'è qualcosa di strano. Perché Carnera ha dovuto chiedere il furgone per trasportare il conte? Non bastava la macchina. E va bene che su una Topolino si sta stretti. E poi c'è la storia della motocicletta di Pietrino. Non l'aveva lui quando sono stati assassinati in guerra. Allora, a chi l'ha prestata? Ah, e poi c'è Baroncini, che all'improvviso diventa ricco e si compra 2 cani. E lei come l'ha saputo? Sono un ingegnere, non ricorda? Quando li ha comprati, questi cani? E come li ha pagati agli inglesi? In contanti? O con qualcos'altro? Un anello, magari. Si mette in contatto con il loro comando e veda di scoprirlo, Leonardi. Agli ordini, ingegnere. E lei? Devo portarla da qualche parte? Dove mi ha trovato? Al barbiere. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della quinta puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale. Vincenzo Bedeschi, Antonio Ballerio. Marino, Orio Valsangiacomo. Lea, Tatiana Winteler. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Sesta puntata.
Il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Buongiorno, Francesca. Oh mio Dio, ma cosa stai facendo quel povero pollo? Cosa c'è? Le fa impressione un pollo spennato? No, ma è che ieri sono stato costretto a sentire come urla un maiale quando lo ammazzano. A volte fa meno impressione vedere uccidere un uomo che un pollo. Io ho visto polli e uomini morti e non mi fa impressione più niente. È che lei è un tipo delicato di città. Lo si vede così pallido. Ha il colore di questo pollo. Oh, grazie. Un bel complimento. Ma come, credevo che l'opera del barbiere avesse migliorato il mio aspetto. E guarda che in fondo mi sono fatto sbarbare per te. Senti, per il fatto che abbiamo fatto l'amore, non è che ti sei messo in testa qualcosa? Io? No. Dai, siamo adulti, no? E poi io ero ubriaco. Ma io no. So sempre quello che faccio e con chi lo faccio. Io lo so chi sei. E chi sarei io? Sei un carabiniere. Io? Che idea. Guarda che sono davvero un ingegnere. Già, un ingegnere. Ah, e poi che importa chi sono? Non lo so più nemmeno io. E a te? A te importa? Non toccarmi! Non mi piacciono i carabinieri. E poi tu sei troppo magro e non sei segnato. Carnera dice che un uomo non è un uomo se non ha addosso i segni della guerra. E allora si vede che io non sono un uomo. Scommetto invece che Carnera è pieno di segni. Sì, tanti. Bene, bravo, però io la guerra non l'ho fatta. Almeno non al fronte, come militare. È la motocicletta di Pietrino. La motocicletta? Sì, è quella di Pietrino, ma di solito la usa Carnera. Se mi fede così, m'ammazzo. Mi ha tagliato lui i capelli, ma adesso vuole che porti sempre il fazzoletto in testa. E tu fai tutto quello che vuole lui. E io invece non me lo metto, faccio quello che mi pare. Mettiti il fazzoletto, che sei ridicola con quella testa rapata. Mi hai conciata tu in questo modo. E poi per qualcuno sono bella anche così. Senti, tu come non parli in questo Lasciami! Modo, intesi? Lasciami! E quanto a te, ingegnere, io non sono scemo. Il sindaco Savioli e la sua crica di politicanti pagherebbero milioni perché facessi una cazzata. Ma io so che questo non è né il momento né il luogo per ammazzare un carabiniere. È solo per questo motivo che sei ancora vivo, ingegnere. Veramente io non Cosa vi siete messi in testa di fare, tu e quell'idiota di Leonardi, eh? Cosa volete rappresentare qui, la legge? E la legge di chi? Qui la legge la faccio io, la legge, eh? E lo so meglio di voi qual è la giustizia. Diglielo a Guido se vuole salvare la pelle. Tu no. Invece tu sei già morto, ingegnere, eh? Uomo avvisato. Uomo avvisato! Sei un vigliacco? No, non sono un vigliacco. Ho paura. Una paura bestiale, è diverso. Mi fai schifo. Sei un vigliacco e mi fai schifo. Va bene, sono un vigliacco e ti faccio schifo. Però adesso devo trovare il modo di salvare la pelle dal tuo Carnera. E forse so come. Senti, prima mi hai detto una cosa. A te non dico più niente. Senti, Francesca, puoi chiamarmi come cavolo ti pare, vigliaco, bastardo, fascista, finocchio. Però io adesso ho un'idea in testa e mi interessa soltanto quella. Allora, hai detto che Carnera è un uomo perché ha i segni della guerra. Sì. Dove li ha questi segni? Perché? Dove sono questi segni? Ce li ha tanti! Sulla spalla, sulla schiena. Anche dei tagli sulla pancia diritti di quando l'hanno preso i fascisti a Bologna. Ma perché? C'è un'altra cosa. Allora, ti ricordi mentre facevamo l'amore? Ti ricordi quando mi hai detto che tu non eri di nessuno? Sì, io non sono di nessuno. Sì, sì, lo so. Però l'altra notte mi hai detto che Carnera ti aveva fatto un regalo. Cos'era? Perché lo vuoi sapere? Mi fai paura, non te lo dico. Ma certo, perché non è vero che ti ha fatto un regalo. Carnera non fa mai regali. Sì, che me l'ha fatto. Sì, sarà stato un fiore. No, invece, era un anello azzurro, grosso così. Ma io l'ho buttato nel fiume. Lo sapevo. Grazie, Francesca. Sei un vigliacco. Un vigliacco! Un porco vigliacco! E allora la dica questa verità, De Luca! Siamo soli in questo ufficio. È stato Carnera. Lo sapevamo fin dall'inizio e abbiamo fatto di tutto per evitarlo. Bene. Le prove? Eccole. Primo, la motocicletta dello Zauli usata spesso da Carnera. Quindi dai guerra poteva esserci lui quella sera, al posto di Pietrino.
Secondo, i segni di tortura su Delmo Guerra, uguali a quelli che Carnera ha subito quando è stato catturato e torturato dalla Brigata Nera di Bologna. Oh, piano, ingegnere. Tra Carnera e i fascisti c'è una bella differenza. Ma non lo metto in dubbio, io intendevo tecnicamente. Terzo, i gioielli rubati nella casa del conte presi per regalarli alla tedeschina. Anche gli eroi hanno un cuore. Lei continua a dimenticare chi è Carnera. Se voleva, lui poteva tenersi tutta la casa del conte e nessuno fiatava, nemmeno Savioli o Bedeschi. No, non è sufficiente per un ricatto, non per Carnera. Ci vuole un altro movente, ingegnere. Non crede che sia venuto il momento di chiederlo a lui, finalmente? È lui il principale indiziato, quindi bisogna arrestarlo e interrogarlo. E come si fa? Con una procedura d'arresto corretta. Mi dia 4 uomini e ci penso io. Lei ha l'appoggio delle autorità politiche, del sindaco. Riuscirà a trovare 4 uomini, no? Savioli è stato qui poco fa. Mi sembrava di sentir parlare Bedeschi. Siamo tutti compagni, fratelli. Che storia da lasciar perdere. Va bene, posso capire che a lei non importi niente del conte, una spia fascista. E neanche di Delmo Guerra, un ladro, no? Un bracconiere. Ma gli altri 3, quelle sono vittime innocenti. Non dica cazzate, ingegnere, per favore. La prima volta che gli alleati hanno bombardato Sant'Alberto era giorno di mercato e ci sono stati molti morti. E allora? Processiamo gli alleati perché ci sono state tante vittime innocenti. Ma le sembra lo stesso caso, quella era guerra. Dica la verità, ingegnere. Lei vuole salvarsi la pelle perché Carnera ha promesso di ammazzarla. Ma per Dio, brigadiere, abbiamo risolto il caso. Abbiamo preso l'assassino, è fatta. E lei vuole lasciar perdere tutto così. No, non si può, non può farlo. Lei è un poliziotto. Ingegnere. E la pianti con questa storia dell'ingegnere, l'ingegnere. Non sono un ingegnere, lei sa benissimo chi sono io. Sono un commissario di polizia. Ero un commissario di polizia. Non me ne frega niente di chi è lei, signor... Morandi, sì. Morandi Giovanni, prenda i suoi documenti e se ne vada pure dove cazzo le pare. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della sesta puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta, brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale, Francesca, Tosawi Piovani Zoia, Learco Padovani detto Carnera, Lorenzo Scattorin. Realizzazione tecnica e sonorizzazione, Lara Terzia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Le inchieste del commissario De Luca di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Settima ed ultima puntata. Sì. Ingegnere. Sì. Francesca. Cosa ci fa ancora qui, ingegnere? Non doveva andarsene. Aspettavo che facesse buio. Deve andarsene subito. Venga, sta arrivando Carnera, sì. Vuole ammazzarla. Sì. Da questa parte. Nella dispensa dietro la cucina c'è un nascondiglio. Un rifugio che usavano i partigiani. Sì. Può rimanere lì finché per il paese. Va bene. Ecco, la botola. Mi aiuti a sollevarla? Sì. Io dovrei entrare lì dentro. No, 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 è una tomba. Dentro, dai, sono qui. Tu vai nelle camere di sopra, Pietrino. Io guardo in cucina e nel retro. Presto, deve sedersi. Se no non posso chiudere il coperchio. Va bene, va bene. Il buco l'ho scavato io. Pensavi che non ci avrei guardato? Sai cosa pensavo? Di farti venire una rabbia grassa così. Sentite le schiene. Vattene in casa, subito. I conti li facciamo dopo. I conti li puoi fare con tua sorella. Guarda un po' chi si rivede. Stava cercando tartufi, ingegnere. Su, venga fuori di lì.
Lei può dire di essere l'unico che ha preso per il culo le Arco Padovani, detto Carnera, in questa guerra, ma non andrà in giro a raccontarlo. Ha letto il giornale di oggi, ingegnere? No. Ah, no? Gliel'ho portato io. Dunque, vediamo un po'. Ecco qua. Imminente la sentenza per il boia della famigerata Muti, comandante Rassetto. Ma la cosa più interessante è questa foto di gruppo. Guardi. La vede quella persona dietro al camerata Rassetto? Quello che ha la camicia nera e le mani nelle tasche dell'impermeabile. Si riconosce? No. Ah, no! 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 Se penso che il buon Savioli la credeva un pezzo grosso del partito, io addirittura un carabiniere. Se penso che Francesca... No! Avanti! Dai, Pietrino, portiamolo via e facciamo quello che dobbiamo fare. Vieni qua, schifoso. Avanti! De Luca, si svegli. Mi ha portato qualcosa da mettere nello stomaco. Leonardi, cosa ci faccio qui? Le sembra una domanda da poliziotto. Cosa si fa in una cella? È in prigione, in arresto. No, no, cosa ci faccio qui? Vivo, volevo dire. Già, è ancora vivo. La tedeschina è corsa da me e mi ha detto quello che stava succedendo. Sono arrivato proprio in tempo, mentre Carnera e Pietrino la stavano portando via. Così ho dovuto arrestarla e prenderla ufficialmente in consegna. E Carnera? Non ha detto niente? Ha detto che mi mettevo nei guai. Ma io gli ho mostrato una bomba a mano e così ha smesso di fare storia. Ma la tregua non durerà a lungo. Allora, forza, brigadiere. Mi aiuti a uscire di qui. Veramente, ingegnere? No, brigadiere, lei non mi ha strappato dalle mani di Carnera per i miei discorsi sulla giustizia. Lei si è accorto che ormai siamo tutti e due sulla stessa barca, no? E che l'unico modo per salvare la pelle è battere Carnera. No, questo lo so anch'io, quindi stia tranquillo, non scappo. Certo che è comico, però. Io, partigiano e comunista, sono qui a studiare il modo di mettere dentro un compagno con la collaborazione di un fascista. Ci vada piano con questa storia del fascista. Ah, sì? Sì. Ah. Adesso è un partigiano anche lei, ingegnere? No, sono un poliziotto. Ero un poliziotto. Io ero... ero all'università da 2 anni quando ho fatto il concorso per entrare in polizia. E mi hanno preso. I miei volevano che facessi l'avvocato, ma io leggevo Gaboriau, i racconti di Poe, la Rue Morgue. Sono stato il più giovane ispettore della questura italiana. Il primo caso che ho risolto, se lo ricorda, Matera. No, forse lei è troppo giovane. No, l'ho letto dopo, nei giornali. Filippo Matera, il mostro di Orvieto. Ecco, bravo, l'ho preso io. Mussolini in persona mi ha mandato un bigliettino. E poi c'è stato l'8 settembre del 43, il questore si è imboscato e io sono rimasto a reggere la questura per 2 giorni. Io e un agente, e basta. Finché non sono arrivati i tedeschi e con loro quelli della Muti comandati da Rassetto. E così io sono finito in un ufficio che funzionava a fare di nuovo il poliziotto, per davvero, come prima, a risolvere casi. Mai torturato nessuno, io. Non mi crede? Vabbè, senta, creda un po' quello che vuole. Ah, certo. Lei faceva solo il suo dovere. No, non il mio dovere, Leonardi. Il mio mestiere è diverso. Sì, è diverso. Forse anche peggio. Sì, può darsi. Ma non è questo il momento dei giudizi. Vediamo piuttosto come uscire da questa situazione. Allora, ci sono ancora molti punti oscuri in questo caso, a partire da Baroncini. Che pare non c'entri niente, però è sempre dappertutto. E si dilegua, eh? Come se avesse sempre qualcosa da nascondere. Ah, a proposito. Ho preso informazioni al comando inglese. Bene. Baroncini ha pagato i 2 camion in lire, in contanti. E nello stesso giorno ha comprato anche un pezzo di terra. Ah. Che però non vale niente, perché è pieno di mine. No, qualcosa varrà.
Baroncini non mi sembra il tipo che butti via i soldi. Baroncini sa qualcosa di importante e ha paura, perché è andato dal conte la notte in cui è stato ucciso, anche se non ci è andato con Carnera. Ecco, passiamo a Carnera. Lui e il suo gruppo vanno alla villa per giustiziare il conte e fin qui tutto regolare. Tranne il fatto che Carnera si lascia prendere da un momento di debolezza e si mette in tasca la spilla e l'anello. Poi, all'improvviso, qualcosa salta. Sì, deve essere successo qualcosa di grosso, perché non bastava più la Topolino con cui erano arrivati. No, ci voleva il furgone. Ma soprattutto doveva essere successo qualcosa di pericoloso, tanto da dover chiudere la bocca a Delmo Guerra, comprandolo con la spilla. Anche se poi sappiamo, no? Però, di cosa può avere paura uno come Carnera? E allora? Allora bisogna trovare il conte. Perché quella cosa spaventosa che fa paura a Carnera è sepolta con lui. Guardi che io non so dove è sepolto il conte. Ci sono molti posti in cui è stata sepolta della gente qui attorno. Sull'argine, dietro la villa del conte. No, dietro la villa no. Se ci è voluto un mezzo per fare il trasporto. No, ci serve un posto poco frequentato, abbastanza inaccessibile e lontano. È Brigadiere. Lo conosce un posto così? Eh sì. Ma sì che c'è. Carnera ci sotterrò un tedesco una volta. Oddio, buon ingegnere. È il campo che ha comprato Baroncini. Quello pieno di mine. Sicuro che questo è un posto dove si poteva scavare una fossa. Secondo la mappa delle mine, sì. È uno dei pochi sicuri dove affondare una vanga. E poi sembra che abbiano scavato e ricoperto di recente. La mappa da dove proviene? Da un disertore tedesco. Ma la smetta di fare domande e lavori. Sì. Possono aver scavato anche fino a 3 metri. Fermo. Qui c'è qualcosa. Prenda la torcia, mi faccia luce. Sì. Cos'è? Sembra... Anzi, è una vestaglia. Forse è la vestaglia del conte. Sì, ci siamo, brigadiere, ci siamo. Aspetti un po'. C'è un foglio di carta in una delle tasche. Che roba è? Faccia luce. Sì. È una ricevuta di 200.000 lire a favore del Comitato di Liberazione Nazionale di Sant'Alberto... Da parte del conte Amedeo Pasini. 200.000? 200.000. Ma non sono mai arrivati al CLN questi soldi. È vero che certi fascisti in ultimo hanno appoggiato il comitato credendo di potersi salvare la pelle. Ma io questa donazione non l'ho mai vista. Leonardi, sa chi ha firmato la ricevuta? No. Baroncini? Uh-huh. Ecco dove ha trovato i soldi per i camion. E come ha acquistato questo terreno dal conte? Voleva recuperare la ricevuta che il conte teneva sempre con sé come un salvavita. Se Carnera lo avesse saputo, in questa tomba ci sarebbe anche Baroncini. È per questo che è scappato. Beh, comunque, se c'è la vestaglia, ci deve essere anche il suo padrone. Oh, mio Dio. Lì. Guardi lì. Sì, è un ginocchio. Fermo con la vanga, fermo. Meglio continuare con le mani. Non credo di farcela. Non ho mai fatto niente del genere. Dovrà abituarsi se vuole fare il poliziotto. Ecco, ci siamo. Questo chi è? È il conte? Brigadiere, questo è il conte? Sì. Sì, è lui. Ero io, quello debole di stomaco. Guardi qua, l'hanno seppellito nudo. Ma qui che cosa c'è? Oh, mio Dio. A meno che il conte non avesse 3 gambe, qui c'è un altro corpo sotto il suo. Un altro? Sì, ecco perché Carnera aveva bisogno del furgone. Ne ha ammazzati 2 nella villa. Il conte e un tizio biondo. Uno dei suoi amanti. Si sa che se la faceva con i ragazzi della SS. Forse uno che ha disertato per amore. Deve averli trovati a letto insieme e ha dovuto ucciderli tutti e 2. Però,
Questo non spiega ancora cosa ha spaventato Carnera tanto da ammazzare Delmo Guerra e i suoi familiari. Ecco, ecco, questo forse lo spiega. Faccia un po' di luce qui. Sì, qui, sì. Qui. È la giacca di un'uniforme alleata. Aspetti, c'è ancora la mostrina con il nome. Carol Maszek. Oh Cristo. Carnera ha ammazzato un ufficiale polacco. Mi piace De Luca. Lei ha risolto il caso, ma non ha potuto partecipare agli ultimi avvenimenti. Le avevo promesso che non sarei scappato. Sono suo prigioniero, brigadiere. L'avete arrestato? Ci ha preceduti. Appena ci siamo avvicinati alla casa, con i carabinieri e la polizia militare polacca, Carnera si è sparato. Si è messo la pistola sotto al mento. E si è tirato un colpo. Un duro fino in fondo. Già. Così è finito tutto. Avevo preparato un rapporto in 3 copie. Una per me, una per la polizia militare e una per i carabinieri. Ci ho messo tutto. Carnera che va dal conte e l'ammazza. Carnera che ammazza anche l'amante del conte prima di accorgersi che è un polacco. Delmo Guerra che lo ricatta perché lo vede seppellire i corpi nel fondo di Bedeschi. Carnera che sa di averne fatta una di troppo e teme l'intervento degli alleati per via del polacco. Carnera che prima paga Delmo con la spilla e poi non ci pensa 2 volte a far fuori tutta la famiglia per recuperarla. E sa che cosa ha fatto il capitano dei polacchi? Cosa? Ha preso il rapporto e lo ha stracciato. E il maresciallo dei carabinieri ha detto comandi e ha fatto lo stesso. È comprensibile, francamente. La faccenda è imbarazzante, no? Già. E così sono tutti soddisfatti. Il sindaco Savioli e il presidente Bedeschi, che si sono tolti di mezzo uno come Carnera. E anche Baroncini, che è tornato da Bologna dove si era rifugiato. E ha generosamente donato i vetri per le finestre della scuola. E lei, brigadiere? È contento lei? Non lo so, non lo so. I carabinieri hanno detto che ci sarà bisogno di gente affidabile come me nella polizia. Bene, no? Ma sì, comunque sì, sono contento. È quello che volevo. Ma mi dispiace per Carnera. Questo non è uno scontro morale tra buoni e cattivi, brigadiere. Per noi poliziotti l'omicidio è solo un fatto fisico. Una questione di responsabilità penale. Il suo Carnera ha commesso un mucchio di errori e gli errori si pagano. Sì. Mi fa piacere che la pensi così, De Luca, perché i polacchi se ne sono andati, ma i carabinieri sono ancora qui. Capisco. E non potevo nasconderla ancora. Ormai qui a Sant'Alberto lo sapevano tutti chi è lei. Sì, ma sì, sì. Forse è meglio così. Così chiarisco tutto. Così. È quello che ci vuole. Un buon avvocato, una buona difesa. Vedrà, ingegnere. Commissario. L'ordinanza, brigadiere. La firmi, per favore, facciamo presto. Perché qui la gente, i carabinieri, li guarda di brutto. Fuori c'è una pazza con la testa rapata che ci ha sputato addosso e ci ha tirato un sasso. Sì, 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 la tedeschina. Siete voi il prigioniero? Sì, sì, sono io. Devo mettervi le manette. È la prassi. Lo so, è che non mi era mai successo. Grazie di tutto, Leonardi. Andiamo, su, facciamo in fretta. E fate piano, Dio buono! Buona fortuna, commissario De Luca. Le inchieste del commissario De Luca, di Carlo Lucarelli. L'estate torbida. Personaggi ed interpreti della 7ª ed ultima puntata. Commissario De Luca, Claudio Moneta. Brigadiere Guido Leonardi, Luca Bottale. Francesca, Tosawi Piovani Zoia. Learco Padovani, detto Carnera, Lorenzo Scattorin.
primo carabiniere Gian Mario Arringa, secondo carabiniere Nicola Stravalaci. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Lara Persia. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi.